Buongiorno a tutti e grazie per aver chiesto questo mio contributo. Ne sono davvero felice. Ho sempre amato leggere, fin da quando ero una studentessa, e perché attraverso la lettura si può viaggiare con la fantasia, si possono esplorare nuovi mondi, si possono vivere le stesse emozioni dei protagonisti delle nostre storie preferite. E poi, come diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni, c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Ed è esattamente così. Leggere ci rende attivi, vivi, soprattutto ci rende liberi. Liberi di pensare, di crescere, di conoscere, di formarci. La lettura ci unisce anche nei momenti più difficili. Un libro unisce sempre, proprio come recita il vostro slogan di quest'anno. Sposo dunque con entusiasmo l'iniziativa Io leggo perché, che ha il nobile intento di promuovere la cultura fra i più giovani e che contribuisce a garantire maggiori opportunità di lettura a tutte le studentesse e tutti gli studenti. Ringrazio l'Associazione Italiana Editori che ogni anno la organizza, ricevendo un largo sostegno da parte di enti, istituzioni, docenti, dirigenti scolastici, librai, studenti e famiglie. Sento dire spesso che i nostri giovani non amano leggere, che rifuggono il libro come una sorta di nemico noioso e inutile. Ma chi con i giovani parla, chi i giovani li vive davvero, sa benissimo che non è così. Per questo dobbiamo sostenere iniziative come questa. Mi fa piacere ricordare che ad oggi, grazie a Io leggo perché, sono stati circa 1 milione i volumi donati alle biblioteche delle nostre scuole. Mi auguro che si possa ripetere questo strepitoso successo, pensando anche a tutte le studentesse e gli studenti che, seppur privi di mezzi, potranno fare affidamento sulle biblioteche del loro istituto per potersi immergere nella lettura. Donare un libro a una scuola o a una biblioteca vuol dire piantare un seme che germoglierà altrove, infinite volte. Mi auguro per questo una larga partecipazione. Grazie a tutti e buona lettura.